fa, in una trasmissione televisiva Voto o Non Voto, sul canale locale, primo canale in Liguria, una candidata di Potere al Popolo, Antonella Marras, si è alzata dallo studio televisivo, perché in studio con lei c'era un esponente di Casa Pound, Marco Mori, e quindi lei ha detto: ringraziamo dell'invito, ma non possiamo rimanere qui insieme a chi dichiara di essere l'erede storico del fascismo. C'è una clip di questo momento, vediamolo. Prego. Potere al Popolo è nasce per creare una sinistra popolare. Noi crediamo nella giustizia sociale, aspetti, nell'uguaglianza, però, nella cooperazione. Vi ringraziamo, non possiamo rimanere qui in questo momento, perché già quello che è successo ieri durante l'assemblea di Casa Pound, dove il capo politico di Stefano ha tranquillamente affermato che Casa Pound è erede storico del fascismo italiano, questo lo porta al di fuori della Costituzione, dalle norme e dalle leggi. Ringraziamo per l'invito, purtroppo non possiamo rimanere, è un'organizzazione criminale che due settimane fa hanno accoltellato un ragazzo. Hanno accoltellato un ragazzo, fomenta la guerra tra poveri e arma le braccia di terroristi quali Luca Traini. Noi vi ringraziamo, quindi ma lei se ne va. Questa trasmissione. Lei si siede, onorevole Fassina, con un rappresentante di una tribuna politica di Casa Pound? No, credo che finché non c'è ambiguità, da parte di queste forze politiche sia incompatibile. Nel momento in cui assumono fino in fondo i valori della nostra Costituzione, mi siedo con tutti, come mi siedo con... Ma lei si sarebbe seduto con un rappresentante del MIS? Eh? Con un rappresentante del Movimento Sociale, lo chiamo come lo chiamavano all'epoca il MIS. Beh, per esempio, quando nel 76 i radicali, qua, i primi quattro radicali, sì. Pannella, La Faccia, Bonino e Spadaccia, furono eletti, mi ricordo che loro dissero all'epoca: noi andiamo in Parlamento, ma ai missini, per esempio, non diamo la mano, no? E poi dopo ovviamente si sa come è finito, però perlomeno ci può essere questo atteggiamento, cioè di non riconoscere politicamente l'avversario, ma quando si sta da due estremi ovviamente, no? Perché ci si vede al contrario. È la nostra Costituzione, se uno... Ma se è previsto la loro candidatura, io mi chiedo, ma ci sono le procure, ci sono le corti d'appello che si occupano delle elezioni? Ci sono anche le scelte politiche, non è che c'è solo... No, quello certo, ma dal punto di vista legale qualcuno se li fa candidare vuol dire che hanno rispettato le leggi, immagino. Ma ci sono anche delle valutazioni di opportunità che fanno le istituzioni, per cui poi c'è la politica. Ma qual è il problema a dire che uno si riconosce nella nostra Costituzione antifascista? Non è un'affermazione di parte, è un'affermazione che dovrebbero condividere tutti gli italiani, perché la Costituzione vale per tutti gli italiani. Che ne pensi? Guarda, perché poi bisogna stare ai fatti. Io mi rifaccio all'ultima analisi, quella che hanno presentato ieri, l'altro ieri, dei servizi segreti, sui veri pericoli che ci sono in Italia. I veri pericoli sono anarchici, insurrezionalisti e centri sociali. Questi sono i veri pericoli, se proprio la vogliamo mettere sul sistema democratico. Questo è. Allora, se poi noi vogliamo parlare d'altro, parliamo d'altro. Ma a Macerata, io ripeto, Macerata chi ha sparato? No, perché voi fate finta che non sia successo e che sia stato un pazzo. No, quella aveva una persona sana, quella è una persona sana. No, ma aveva una precisa collocazione ideologica. Aveva il Mein Kampf. Anche quelli che hanno picchiato il carabiniere a Piacenza hanno una precisa... Sì, ma non hanno non sono passati in macchina in giro per le strade. Poi io condanno, ripeto, tutte le forme di violenza. Non potete fare ogni volta dei distinguo, dovete dire che dovete ammettere che anche voi avete un problema enorme, molto più grosso di quello che hanno i cosiddetti fascisti. Ma voi chi? Molto.